Si è concluso con una giornata stellare oggi il primo torneo ad 8 giocatori, premio Paolo De Luca, una lucida follia, sul campo sintetico del Petriccio a Siena. Un torneo che ha visto la partecipazione di 6 squadre: Warriors, FC Castelnuovo Scalo, FC Toda Gioia, Parifal Bomboneira, Bar Centrale Newcastle, AC Lattico. Un torneo molto avvincente per la partecipazione massiccia di giocatori di alto rango che hanno dato tutte le sere spettacolo tecnico-tattico presso l'impianto sportivo Carlo Serafini a Siena, organizzato dal comitato provinciale AIX, che ha voluto così ricordare l'indimenticabile presidente della Robura Cissiena che ci ha fatto sognare in una lucida follia. Dopo un girone all'italiana che ha visto le squadre scontrarsi per questo ambito trofeo, sono rimaste in lizza le due compagini più quotate, pertanto la finale è stata particolarmente avvincente per conquistare l'ambito trofeo offerto dal comitato AIX Siena. Presenti anche Simone Vergassola, capitano storico AC Siena, e Simone Farelli, ex giocatore AC Siena. Vista la presenza dei migliori giocatori provenienti da tutte le categorie FIGC, lo spettacolo è stato assicurato. A vincere il torneo è stato il Castelnuovo Scalo al termine di una vincente finale contro la compagine Toda Gioia. Alla conclusione della finale sono state effettuate le premiazioni sul campo alla presenza della figlia del compianto presidente Selvaggia De Luca e altri personaggi dello sport. Nell'occasione sono state premiate le compagini del calcio a 8 femminile del torneo Carlo Serafini, che si è concluso a fine maggio di quest'anno. Castelmontorio, prima classificata, e Camporeggio, seconda. Un ringraziamento è andato anche al settore tecnico arbitrale, che ha fornito servizio al torneo. I prove di Lecchi e Lorenzetti. Una targa ricordo ai nostri arbitri. Una targa alla memoria, praticamente. E allora ci siamo pronti con le premiazioni, cominciamo a premiare l'arbitro della finale, il signor Bettini. E allora sta per essere premiato forse? Eccoci. Premia il dottor Farelli. Ecco voi un applauso per l'arbitro della finale direttamente dalla Siena di Siena Centro, il dottor Bettini. Per la squadra partecipante al torneo De Luca riservato ai giovanissimi premia Simone Vergassola. Signore e signori, un applauso alla Policras. Ed eccoci qui la partita. Ed eccoci alla premiazione della squadra vincitrice. Della Paolo De Luca premia Selvaggia De Luca. Un grandissimo applauso alla Ed ecco, accodiamoci per le foto di rito.
bella foto, dai. Giorgio Bianciardi, presidente AICS di Siena. La prima edizione del torneo è buona la prima, possiamo dire. Cioè, io mi sono accontentato, ci siamo accontentati tutti. È stato il primo torneo e speriamo che nella prossima edizione sia un po' più seguito da più squadre. Cioè, noi ci mettiamo tutto il nostro impegno, però ce lo dovrebbero mettere anche altre persone in impegno. Una bella manifestazione, abbiamo visto anche Simone Vergasso, la Selvaggia De Luca, che sono venuti volentieri, hanno appunto ricordato il padre e il presidente del Siena. E un aneddoto o un ricordo da parte sua per Paolo De Luca? Il ricordo nostro è quando ha presenziato al primo torneo Carlo Serafini in Piazza del Campo, è stato meraviglioso. Veramente gioioso, festoso, spiritoso, e poi era sempre vicino a noi, insomma. Ha lasciato tanto a Siena, lo percepite sempre ancora, insomma. Ma noi come AICS sì, quell'altri non posso rispondere per quell'altri. Per noi AICS, se è voluto questo torneo, se è voluto ricordarlo. Ho parlato anche con Ciro e si è scusato che non poteva essere presente, però è stata presente Selvaggia. Noi un altro anno faremo di tutto per allargare, perché si è visto che questo torneo veramente è stato a un livello eccezionale, sia tecnico, di tattiche, insomma un bel torneo, secondo me un bel torneo, però si può migliorare e si deve migliorare. Arrivederci al prossimo anno. Grazie. La società vincitrice del primo torneo di calcio femminile Carcio Serafini. Un applauso alla società Castelmontorio. Bruno, ti sei tenuto al meglio. Un applauso. Ed ecco le foto di rito e le riprese di Siena TV con il giovane giornalista d'assalto D'Agostino. Continua. Grazie. 10 reti ciascuno. Premia il signor Comare Michele per la squadra Parsifal Bomboneira Antonio Curcio. Capocannoniere del torneo dalla squadra Castelnuovo Scalo premia Falelli Simone Mario Nuti, il bomber Mario Nuti. Ed ecco Mario Nuti che per andare a ritirare il premio fa più strada di quanta fatta in tutto il torneo. Le squadre avversarie. Con Simone Vergassola per il primo premio Paolo De Luca, com'è l'emozione di ricordarlo stasera? È sempre un piacere poter ricordare
un presidente come lui che ha fatto la storia del Siena, che ha portato il Siena in Serie A, credo sia penso il presidente più importante per la storia del Siena, una persona fantastica, io un ricordo piacevolissimo, ho la fortuna di conoscere, di aver conosciuto negli anni Selvaggia, e quindi un piacere poter condividere anche un qualcosa con la figlia, ecco. Una manifestazione riuscita, quindi da rifare sicuramente. Ma mi sembra di sì, ho visto delle buone squadre, dei ragazzi che sanno giocare veramente a calcio, visto che sono divertiti, mi sembra una bella cosa, piacevole, divertente. Un tuo ricordo di Paolo, qualcosa di particolare, un aneddoto? Ma qualcosa di particolare non lo so, io mi ricordo quando veniva a pranzo il giorno della partita, che ci faceva toccare tutti i suoi amuleti su portafortuna, e poi sapeva sempre caricare la squadra con delle parole giuste, allo stesso tempo sdrammatizzare quando c'era da fare. E poi credo che i suoi occhi della tigre siano conosciuti non solo a Siena ma in tutta Italia, ecco. Al Soda Gioia! Primo torneo Paolo De Luca, FC Castelnuovo Scalo. Con Selvaggia De Luca al primo torneo in onore di Paolo De Luca, com'è l'emozione per essere qui presenti stasera? Ma l'emozione è tanta, quando c'è un premio intitolato a mio padre è sempre un'emozione, perché comunque vedi che ci sono ancora persone che lo ricordano con affetto, poi noi a Siena siamo legatissimi, quindi torniamo con piacere, soprattutto poi quando si tratta di tornare per persone come Bianciardi, che sono persone per bene e comunque persone che ti dimostrano che hanno un cuore, e quindi, come diceva mio padre, insomma, quando ci sono persone con dei sentimenti è giusto premiarle, ecco. Quindi si percepisce bene che Siena si ricorda ancora di Paolo per tutto quello che ha fatto e per il ricordo che ha lasciato. Sì, assolutamente sì, devo dire la verità, anche su Facebook ci sono tantissime attestazioni di affetto, e condividono sempre video, tanti post, ed un modo, diciamo, per sentirlo più vicino. C'è anche un gruppo che è stato fatto da Nicola Botarelli, che lo ricorda sempre, devo dire la verità, infatti colgo l'occasione per ringraziarlo, perché ci sono tante persone come lui che mandano sempre un messaggino, magari un ricordo, e per me sono cose importanti anche per la mia famiglia, perché comunque qui abbiamo lasciato il cuore, e oggettivamente dopo tanti anni vuol dire che allora anche noi abbiamo lasciato qualcosa ai senesi. Molto bella l'iniziativa, speriamo quindi che sia la prima di tante edizioni, insomma. Assolutamente sì, io me lo auguro, anche perché comunque è un'iniziativa positiva. Il calcio, quando è un gioco sano, è sempre giusto premiarlo, quindi io spero che sarà il primo di tanti altri. Un ricordo di Paolo, un aneddoto rispetto a quando, insomma, era presidente del Siena? Ma di aneddoti ce ne sono tantissimi, poi siamo stati tanti anni qui, quindi poi penso che anche voi abbiate visto l'amore che provava per questa città e soprattutto per la sua squadra. E era sempre presente in tutte le cene, anche in appuntamenti come questi, diciamo, dove ovviamente prevale il sentimento per le cose vere, le cose sane. E ce ne sarebbero troppi, io li ho tutti custoditi nel mio cuore e non li dimentico, sono stati anni veramente stupendi.